Ritorniamo al tema dell'omofobia. Una legge è assolutamente indispensabile, sia per un fatto proprio di cultura, ma anche perché ci sono dei fenomeni dilaganti di violenze inaudite che stanno davvero riempendo le cronache locali e nazionali. È un altro fattore molto molto importante, è un altro fattore, anche qui l'avvocatessa potrà confermare, su quale siamo fanalino di coda in Europa e non solo, infatti vedo che scuote la testa. C'è stato un tentativo con la legge Scalfarotto, che è rimasta anche lì per il solito ostruzionismo, bloccata per penso 2 anni qualcosa in Senato. Era passata alla Camera e poi al solito al Senato è bloccata. Una legge che era partita ovviamente come estensione della legge Mancino, che è una legge abbastanza anzianotta, perché è una legge del 93, qui invece si parla di temi che vanno avanti in maniera molto spedita. Una legge che la Mancino aveva bisogno effettivamente di un ampliamento sul tema dell'omotransfobia. Mi piace più usare omotransfobia rispetto a omofobia, perché contiene un ventaglio più ampio. Una legge che anch'essa, per cercare l'approvazione, ha dovuto ricorrere a un contentino, ovvero il famoso emendamento Gitti, che è un emendamento che è costato molte proteste anche dal movimento LGBT, che praticamente prevede che episodi ovviamente dei quali previsti dalla legge, ovvero episodi di discriminazione, non venissero applicati in caso che a praticarli fossero gruppi, per esempio politici, sindacali o religiosi. Quindi, poi questo magari potrà approfondirlo meglio anche qui, siamo sul tema legale, però un annacquamento della legge abbastanza importante, che la rende in pratica un nonsense. C'è bisogno, a nostro avviso, per possibile, di una legge contro l'omotransfobia seria, che contempli, che sia ampia e che contempli tutti i casi che purtroppo sentiamo ogni giorno. Noi molto spesso diciamo ce lo chiede l'Europa, no? Sì, ce lo chiede anche l'Europa, perché su questo, come già detto, siamo fanalino di coda in Europa, ma ce lo chiedono soprattutto i fatti di cronaca che ogni giorno sentiamo. Basta vedere un telegiornale o leggere un giornale per rendersi conto e per vedere qual è la situazione. Vediamo del ragazzo con i pantaloni rosa che si suicida, vediamo del ragazzo alla stazione vicino a Firenze che è stato malmenato perché omosessuale, o della ragazza che a Roma è stata picchiata dal padre perché è scoperta con un'altra ragazza. Questi sono episodi che purtroppo accadono tutti i giorni. E io sento dire, purtroppo, che questa è libertà di opinione. No, questa non è libertà di opinione, perché la libertà, qualsiasi tipo di libertà, quindi anche quella di opinione, finisce dove inizia quella dell'altra persona. Quindi la discriminazione non è libertà di opinione. E a mio avviso, ora dico una cosa un po' forte, però a mio avviso chi parla di libertà di opinione su questo ambito è semplicemente complice di ogni ragazzo che viene picchiato, di ogni suicidio, di ogni cosa purtroppo truce e brutta che succede riguardo a questo tema. Quindi noi di possibile siamo senza se e senza ma per una legge contro l'omotransfobia che permetta alle persone omosessuali e transessuali di vivere la loro vita tranquilli, in libertà, alla luce del sole. Tra l'altro, sulle persone trans vorrei sottolineare, sui transessuali, oltre al fatto che abbiamo delle leggi, vabbè, vetustissime, sul problema del lavoro. I tempi e le, diciamo, molto molto lente, non mi ricordo la parola che ha usato l'avvocato, elefantiaci, giusto, non mi piaceva ripeterla. Ci sono, per esempio, nel cambio dei documenti per le persone transessuali, e questo impedisce a loro di trovare lavoro, e molto spesso vengono discriminate proprio sul luogo di lavoro, e questo porta al problema della prostituzione. Ecco, questo è un esempio, però ne potrei fare tantissimi, anche appunto per parlare di transfobia e non solo di omofobia. Io trovo che la legge invece sia necessaria. Se io vado per strada a insultare una persona di colore, in quanto di colore, giustamente prendo e vengo portato in caserma. E dovrebbe essere così anche per i reati di omofobia. E come mi trovo anche molto d'accordo su quello che ha detto l'avvocatessa, trovo che sia molto importante educare nelle scuole. Le scuole devono essere il punto di partenza dove le persone vengono educate non solo alla matematica, all'italiano, alla cultura in generale, ma anche al rispetto reciproco.